Allora, non so quanti di voi abbiano visto su Telegram, ma abbiamo cambiato piani rispetto all'atteso. Oggi avremmo dovuto parlare di JavaScript, ma non lo facciamo. Non lo facciamo perché più provavamo a mettere tutto quello che ci serve in 3 ore e meno veniva fuori un qualcosa di comprensibile e fattibile, se uno avesse già una vaga idea di che cosa stiamo parlando, e quindi a un certo punto abbiamo deciso di farne meno. Quindi, oggi quello che faremo in queste 3 ore è domande e risposte e dubbi e chiarimenti. Se voi avete domande, io posso fornire risposte, forse. E io non ho domande per voi. Possiamo guardare un attimo di nuovo le regole d'esame, giusto per essere sicuri di essere sulla stessa pagina. Possiamo parlare di eventualmente prossimi passi nel mondo web dopo questo corso. Se qualcuno vuole proseguire su quella strada, indipendentemente da dove sarà dopo la laurea triennale o dopo questo corso, e poi diamo un'occhiata a qualche tema d'esame dell'anno scorso, giusto per capirne la struttura, i requisiti, eccetera. Non cambieranno tantissimo rispetto a quelli di quest'anno, cambieranno un pochino, ma non tantissimo, e poi per oggi basta. Giovedì il laboratorio sarà dedicato al deploy della vostra applicazione su un server pubblico, così che possiate vedere come si fa e provare a farlo e condividere il link con chi vi piace, ci vi pare. Settimana prossima, tutte le 6 ore, le 3 del lunedì e le 3 del giovedì, le dedichiamo invece a una simulazione di un tema d'esame, sempre partendo da uno di quelli dell'anno scorso, quantomeno iniziare un tema d'esame dell'anno scorso e provare a portarlo avanti. Lo iniziamo in aula per le parti più concettuali, operative, di comprensione, eccetera, e poi lo continuiamo in laboratorio a squadre unificate, quindi 3 ore tutti, per provare invece a implementare qualcosa di questo tema d'esame, non tutto, perché se fosse possibile farlo in 6 ore, non vi daremmo 20 giorni, ve ne daremmo uno. Quindi questo è il piano per le prossime 2 settimane. Quindi no nuovi argomenti, ma solo rivedere eventuali dubbi, eventuali domande che possiate avere in generale sul corso, o sull'esame o su qualche argomento specifico. Prima di vedere se voi avete domande, di cui temo di scoprire quale sarà la risposta, ve ne faccio una io, anche se avevo detto di no. Quanti di voi volevano o avrebbero avuto piacere invece di fare qualcosa su JavaScript? Ok. Quanti di voi ne sanno già qualcosa di JavaScript? Metà. Quanti di voi conoscono, quanti di quelli che hanno alzato la mano conoscono C o Java? Quasi tutti. Siete tutti informatici? Voi che avete alzato la mano? O Aria no? Sì, alle 8. Dove fai? Non fate C però. Java sì. A? In che corso? Ah, programmazione oggetti. Sì, non più a tecniche di programmazione, perché magari non l'hai ancora fatto, ma tutti gli altri invece sono no. No, tutti gli altri che hanno alzato la mano, che conoscono C o Java, chi non è informatico? Però C lo sapete. Sì, scusami, elettronica e informatica, mettiamoli insieme in questo momento, perché giustamente fate entrambi C, a maggior ragione elettronica. Escludendo questi, elettronica e informatica, ok, beh, cinema. Ok, va bene.
Allora, quello che possiamo fare, se volete, per chi è interessato, ma non come parte della lezione, quindi non vedo registrato per tutti, perché non sarà per l'esame, se volete possiamo stare qua l'ultima 45 minuti, mezz'ora, a fare poco o niente di JavaScript, ma partendo dal fatto che metà di voi, metà di quelli che erano interessati già lo sapevano, e quindi possiamo guardare qualcosina di quel tipo. Ok. Quindi magari finiamo per le 6 un quarto, 6:20, e chi non è interessato può proseguire con la sua serata. Chi è interessato, parliamo di tutte le cose su JavaScript, creiamo qualche dubbio se ci fosse, ma non fa parte dell'esame, non sarà video registrato, quindi giusto per curiosità vostra. Ok, domande? Sì. Allora, la domanda è come ci prenotiamo all'orale? La risposta è al momento non vi prenotate all'orale. E tutti quelli che sono iscritti all'appello sono prenotati per l'orale di quell'appello. Quando è l'orale di quell'appello dipende da quanta gente si iscrive all'appello. Ok? Noi iniziamo gli orali il giorno dell'appello. Quindi se l'appello è dalle 9 del mattino, noi magari non alle 9 del mattino, alle 9 e mezza, iniziamo gli orali. Quindi il giorno dell'appello è già giorno di orale. In quanto la correzione dell'esame la facciamo live con voi, quindi non abbiamo niente da. Abbiamo solo bisogno di scaricare tutti i progetti ed essere pronti a eseguirli. In base a quanti sono gli iscritti all'appello, cambia il modo in cui vi prenotate per l'orale. Se siete 5, venite tutti e 5 all'ora d'inizio dell'orale. E in 2 ore abbiamo finito. Se siete 10, magari vi diamo un elenco e voi vi prenotate in. Se siete 50, vi diciamo anche quali sono gli altri giorni e vi facciamo prenotare uno slot degli orali a voi negli altri giorni, in modo che possiate valutare anche se avete sovrapposizioni con altri esami, in modo da evitare. In genere i primi due appelli sono abbastanza frequentati e quindi andiamo avanti su più giorni. Sia per il primo e il secondo appello, e l'anno scorso abbiamo usato Calendly e eravamo in tre l'anno scorso a fare l'esame, tre docenti, e quindi ognuno si prenotava uno slot di 20 minuti, quindi ogni 20 minuti c'erano tre persone in parallelo che facevano l'esame e siamo andati avanti comunque un paio di giorni. Ma dipende, quest'anno siamo in due, quindi ci metteremo un po' di più, ma dipende quanti si iscrivono. Altre domande? Visto che parliamo d'esame, rivediamo velocemente le regole d'esame. Queste sono le slide introduttive del corso, quindi cose di settembre-ottobre 2023. Niente di nuovo. L'esame consiste in un progetto individuale da creare a partire da un documento di specifiche che vi daremo noi e che sarà diverso per ogni appello. E da fare in 20 giorni di tempo e da consegnare entro le 23:59 del giorno prima dell'appello. Ecco perché noi il mattino possiamo iniziare con l'appello, perché voi consegnate entro la mezzanotte e noi il mattino scarichiamo tutto e siamo pronti. Quindi 20 giorni di tempo per farlo. Il giorno dell'appello o dal giorno dell'appello ci sarà una discussione orale sul progetto che ognuno ha consegnato, che sarà individuale e obbligatoria, che comprenderà una correzione live del progetto. Ovviamente questa correzione live del progetto impatta questi punti. Mentre le domande sul progetto, scelte, chiarimenti, eccetera,
impattano i punti della discussione orale. Quindi progetto in totale sono 26 punti, avrete delle specifiche, dei requisiti, più specifiche e requisiti rispettate bene, più arrivate vicino al 26, meno. La discussione orale sono 4 punti, o la bocciatura, diciamo, anche se non è mai successo, però. E questi 4 punti sono domande sul progetto. Perché avete fatto così? Quindi non domande teoriche su altri argomenti, ma avete fatto un qualcosa, perché l'avete fatta? Spiegami come funzionano queste 10 righe di codice. Non funziona l'inserimento in un commento. Ok, guardiamo il codice dell'inserimento in un commento e raccontami che cosa succede per inserire in un commento. E quindi voi raccontate quello che avete fatto nello sviluppare il progetto. Quindi finché avete fatto tutto voi, nessunissimo problema. Ovviamente se al... E questo non c'è scritto qua, ma lo diciamo e eventualmente lo possiamo chiarire anche per iscritto. Ovviamente se voi dimostrate di non aver fatto voi il progetto, non importa quanto bene sia fatto, il voto è insufficiente. Quindi l'orale serve anche a dimostrare, per quello che facciamo una correzione live del progetto, che il progetto l'abbiate fatto voi. O che abbiate pagato qualcuno per farlo, ma abbiate comunque studiato cosa ha fatto quest'altra persona. Questo è un dettaglio che mi interessa, che non mi interessa, che non voglio sapere. Ma l'importante è che voi abbiate la consapevolezza e la conoscenza di che cosa c'è nel progetto che voi avete consegnato. Quindi sappiate rispondere alle domande su quello che c'è nel progetto. Non ci sono domande di teoria extra. Non è che qualcuno va a chiedervi, ah, raccontami quel metodo Python che fa X. Se non l'avete usato, nessuno ve lo chiede. Se l'avete usato, magari sì, però... Quindi tutto è incentrato sul progetto e su quello che fa il progetto col codice. E individuale vuol dire individuale, quindi non in gruppo condividendo il codice, quindi 4 progetti sono tutti simili, perché sennò ricade nel punto di prima. E 26 più 4 fa 30, noi ci siamo tenuti 2 punti, novità di quest'anno, per eventuali progetti che sono particolarmente fatti bene e per la precisione e per l'orale particolarmente fatto bene. Quindi, se uno può arrivare, per dire, a 30, ma se è un progetto particolarmente fatto bene e l'orale è particolarmente brillante, può anche arrivare a 30 lode, in questo modo. Ok? E questo è tutto... slide di settembre-ottobre 2023. Lo sviluppo di un progetto sarà un progetto in HTML, CSS, Python, Flask e SQLite, quindi esattamente le tecnologie usate durante il corso, niente di più, niente di meno, sempre secondo le specifiche, sempre individualmente, cioè non in gruppo. Come lo valutiamo? Lo valutiamo che sul nostro computer, quindi, ma sul mio computer ieri funzionava, mi spiace. Quindi scarichiamo il progetto che avete consegnato sul portale, lo eseguiamo, lanciamo l'applicazione, se l'applicazione deve fare X, facciamo le varie cose che deve fare l'applicazione, proviamo l'interezza dell'applicazione, registrazione, login, tutto quello che viene richiesto da fare. Prima guardiamo che funziona tutto, quindi rispetto dei requisiti, poi guardiamo anche rispetto delle funzionalità, poi apriamo il codice, guardiamo il codice e in caso di... se ci sono problemi, quelle saranno domande che vi verranno fatte, se non ci sono problemi, qualche domanda in ogni caso vi verrà fatta, 2 o 3 domande, sempre sul progetto. E l'anno scorso riuscivamo a fare una persona ogni 20-30 minuti. In questo modo. Dipende quanto... Diciamo che eravamo sui 15-20 minuti per i progetti che non avevano problemi o che non funzionavano,
che è un altro modo veloce. Posso testare questo? No, non funziona, fine. E un po' di più per quelli che invece erano funzionavano quasi tutto, quasi sempre, eccetera. E questo, quindi la valutazione dell'applicazione in termini di codice, di funzionalità, eccetera, concorre per i 26 punti, gli altri 4 sono la vostra capacità, al netto della timidezza, al netto delle difficoltà, quelle ovviamente si non contano nei punteggi, ma appunto sul fatto che le risposte siano poi alla fine corrette e che dimostriate di nuovo di aver fatto voi il progetto e di possederne la conoscenza di cosa avete messo dentro il progetto, di che cosa c'è dentro il progetto. Sempre rispetto alle specifiche, quindi se la specifica vi dice dovete fare ABC e voi fate ABCD, avete dedicato del tempo a fare D che vi porta 0 punti in più, perché le specifiche chiedevano ABC, ok? Quindi le specifiche sono quelle che guidano il vostro sviluppo. Se dovete fare tre cose, quelle tre, in un certo modo uno si aspetta che sarete valutati rispetto a quelle tre cose. E adesso poi guardiamo anche alcuni temi d'esame, come vi dicevo, così capite com'è strutturato un tema d'esame. E quello che facciamo anche, soprattutto i primi appelli, sempre, ma nei primi appelli c'è particolarmente necessità perché c'è più gente, e noi pubblichiamo il tema d'esame 20 giorni prima, ma per i primi 7 giorni lasciamo il documento aperto per commenti. Così che se c'è qualcosa di poco chiaro nel documento, qualcosa che non si capisce, possiamo modificare direttamente la specifica per renderla più chiara. Quindi non aggiungere cose nuove, ma chiarire aspetti poco chiari o aspetti ambigui, in modo che la valutazione rispetto alle specifiche sia il più coerente possibile con quello che è scritto nel testo. Quindi quello che avremo è un documento online con commenti aperti per 7 giorni, in cui potremo anche modificare in questi 7 giorni il testo per chiarire dubbi, e avremo un canale su Telegram nel gruppo dedicato all'appello, in cui potrete chiedere, fare tutte le domande che volete, tranne come si fa questo, perché quello non possiamo dirvelo. Di nuovo, la discussione orale invece ha come obiettivo assicurare che ognuno abbia fatto il progetto in autonomia e essere capaci di spiegare l'esatto comportamento del codice e di quello che fa e del mapping tra quello che succede in un browser e il codice scritto. E i criteri di valutazione sono la conoscenza pratica e teorica dell'applicazione web consegnata, quindi di nuovo solo relativo al progetto e del suo codice, quindi progettazione dell'applicazione web, che pagine state fatte, che database, come è strutturato il database, perché è stato fatto in questo modo e non in un altro, o vantaggi e svantaggi della scelta che avete fatto. Conoscenza pratica e teoria del codice, cosa fa questa riga di codice, spiegami cosa fa questa funzione, dove va l'applicazione dopo questa funzione, chi chiama questa funzione, e poi beh, chiarezza nelle risposte e prontezza. Domande su questo o su altro? Sì. Per esempio, guardando i temi d'esame, ho visto che ovviamente diciamo, ci si può ispirare a dei siti già esistenti. E ti chiedevo, nella parte diciamo, dei 26 punti del progetto, se io mi ispiro tanto a un sito già esistente, questo influenza parecchio cioè, la creatività del prodotto che viene fuori. La creatività inteso come senso estetico? Sì, anche. No. Anche o solo? Solo no, beh, a meno che tu non proprio vai a copiare il CSS di un altro sito e fai copia e incolla, no, però se come l'anno scorso è un e-commerce e uno lo fa ricordando Amazon, quindi più o meno con la stessa struttura, gli stessi colori, è un e-commerce più o meno, no? Certo che, quindi quello può andare bene. Diverso è vado a fare copia e incolla del CSS, quello no. E trovo il codice di come funziona. Riscrivo da me, diciamo, la pagina che ho trovato. Sì, se tu vedi la pagina che ha la barra blu e divisa in 4 colonne, la devo fare uguale, perché no?
L'importante è che nel testo ci sia scritto, non lo so, ci deve essere una barra e quattro colonne. Sì, sì. Perché se invece nel testo c'è scritto che le colonne devono essere tre e tu ne metti quattro. I vostri commenti sono solo interni, non sono pubblici. Altre domande? Venti giorni prima la data dell'appello. L'appello è il? Il 9 febbraio, 9 meno 20. 9 meno 20 in calendario, non in matematica. 9 febbraio meno 20 giorni, che non so quando sarà. Sarà la prossima settimana. Il 20? La fine della prossima settimana? Quindi il corso sarà già finito. Quest'anno il corso sarà già finito. Il primo appello l'anno scorso era tipo a fine gennaio e quindi l'ultima lezione avevamo discusso il testo dell'esame perché era già uscito con già i commenti e già le modifiche, quindi era uscito prima di Natale praticamente. Però adesso avendolo messo più avanti ovviamente i tempi sfasano. E il secondo appello è il 22 e quindi 22 meno 9 non ci sono 20 giorni, giusto? Quindi vuol dire che se scegliete di fare il secondo appello avrete 20 giorni, ma se state facendo il primo e poi volete cambiare al secondo avete dei giorni di sovrapposizione tra quando il testo del primo appello è fuori e quando uscirà il testo del secondo appello, quindi se uno vuole cambiare a un certo punto, è bene che lo faccia prima. Appena si rende conto che è meglio che non provi, che provi un altro appello. Se no rischia di avere meno di 20 giorni per finire il lavoro per il secondo appello. Poi per gli altri appelli non c'è problema perché ce n'è uno solo. Per periodo e quindi non c'è questa sovrapposizione. Se utilizzate qualche libreria particolare dovete comunicarlo e sapere cosa fa e quindi essere in grado di rispondere a domande su cosa fa la libreria. Sì. Per esempio, in particolare, quindi, è consigliabile fare CSS, diciamo, da 6 da 0 rispetto a usare una libreria qualunque, tipo Bootstrap, per fare tutto con Bootstrap, o cioè non creare libreria? È equivalente, potete... Esattamente come nel corso noi abbiamo fatto usare Bootstrap perché quasi nessuno si fa un CSS da zero, no? In genere c'è comunque una struttura base, la si usa, la si ha e poi si costruisce il CSS, quindi potete partire da una struttura che può essere Bootstrap, può essere qualcosa che avete fatto per i laboratori cioè, e costruire da là. Bisogna però sapere ovviamente tutte le classi cosa fanno. Beh, più o meno adesso anche... Cioè, se usate una cosa dovreste più o meno sapere che cosa sta facendo quella cosa che state usando, sì. Perché la stai usando? Solo per quello. Sì. Posso usare tutto quello che c'è su Bootstrap oppure ci sono tipo qualche cosa? Puoi usare tutto quello che c'è su Bootstrap, al netto che ti serva, ovviamente, e che tu sappia che cosa fa. Anche se c'è JavaScript di mezzo, Bootstrap non ti richiede di scrivere codice in JavaScript, ti chiede degli snippet, tu fai... In JavaScript lo nasconde abbastanza Bootstrap. Ti dà delle funzionalità tipo modali, eccetera, ma devi sapere come usarli, dagli esempi anche si capisce, però poi la cosa le fa lui.
Sì, puoi usare JavaScript di Bootstrap, ma non se servisse, o di altre librerie, ma non per fare quello che è richiesto nel progetto, ovviamente, se c'è qualcosa richiesto, ma non scrivere voi il codice JavaScript perché non avendolo fatto. Adesso lo guardiamo in un tema d'esame dell'anno scorso, così vediamo tutti questi dettagli, ma sì. Per l'esame bisogna caricare sul portale il progetto, senza la cartella BEMV, se usate BEMV, quindi quella la cancellate e caricate tutto il resto, perché quella è legata al proprio PC e quindi ovviamente sul mio... devo comunque cancellarla, quindi... Deve funzionare. Quindi se avete messo tre post con delle immagini, ci devono essere le immagini dei post. Quindi non è che deve essere vuoto il sito, ci sono già dei post dentro, c'è già roba? Sì, 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 in genere c'è già roba. E è una cosa, adesso dipende dal tema d'esame, ma in alcuni progetti magari c'è da... Per esempio l'anno scorso avevamo... Prima appena l'anno scorso era su un sito per gestire i podcast e quindi quello che avevamo chiesto era anche... Non avevamo chiesto, ma era più comodo se per esempio lasciavate nella cartella, non so, delle immagini e dei file audio di prova, in modo che quando creavamo un nuovo podcast uno potesse usare già le immagini e l'audio che avevate preso voi, perché sennò lo andiamo a prendere noi a caso e quindi c'è più variabilità del fatto che magari ci può essere qualcosa che non va. Quindi, però non dipende, in quello sull'e-commerce invece... forse un po' meno perché era più sull'acquisto, sul carrello, eccetera. Quindi dipende dal tema d'esame. Oltre a quello dei target, cosa c'è sulla correttezza dei 20 secondi? Adesso lo guardiamo sul tema d'esame. Adesso lo guardiamo sul tema d'esame, facciamo prima. Allora, se voi andate sul sito, nel caso non l'abbiate notato, sul sito nella pagina esame ci sono i temi d'esame dell'anno scorso, e inclusi gli appelli straordinari, l'appello straordinario. Quindi questi sono solo i documenti, poi ovviamente era scritto tipo così. Esame 1, nome dell'esame, scadenza, eccetera. E queste sono il template, diciamo, delle istruzioni di quello che succederà per ogni esame. In caso di dubbi o domande, aggiungere un commento al documento e la versione finale sarà pubblicata tipicamente 7 giorni dopo la pubblicazione della draft. L'esame si terrà il giorno in aula qualcosa, secondo il calendario concordato con gli iscritti, dipende di nuovo quanti siete, se siete 5 tutti quella mattina, tutti insieme, 7:50, ci sarà un link per prenotare un posto. E poi, vabbè, ricordarsi di iscriversi all'appello sul portale entro un certo giorno, questo è il passo obbligatorio. Prima cosa, iscriversi all'appello sul portale. Se non siete iscritti, non consegnate. Allora, diamo un'occhiata, prendiamo il primo. Ok. Fatemela aprire di qua perché sono loggato diversamente. Così vi faccio vedere anche i commenti se ci sono. Ok. Fatemela allargare un po'. Allora, questa è la versione finale, ovviamente. Quindi c'erano già una serie di commenti che possono anche essere utili per chi ha lo stesso dubbio, la stessa domanda, che noi poi vi diamo a chi è iscritto all'appello, lo mettiamo sul gruppo Telegram, perché appena questa va in modalità visualizzazione, purtroppo Google non fa più vedere i commenti. Quindi voi non li vedete, ma io, che sono l'autore del documento, continuo a vederli. Ma in genere scarichiamo un PDF con tutti i commenti, così possiate vederle anche voi. E le modifiche che derivano dai commenti
saranno poi indicati in rosso. Questo era il primo appello, quindi ce ne sono un po' di più di modifiche. E allora, cosa dice il testo? E più o meno sarà uguale a quello di quest'anno. Quindi, due parti, progettazione, realizzazione dell'applicazione web, dimostrazione e discussione orale sul progetto. E questo è la dimostrazione per discussione, il rientro al progetto, previa registrazione. La discussione riguarderà le scelte progettuali, layout, struttura del codice, del database, eccetera, nonché le scelte implementative e funzionali adottate. A quel punto ci sono due set di requisiti. I requisiti, diciamo, logistici, stilistici, e i requisiti funzionali che descrivono che cosa fa l'applicazione. I requisiti logistici, stilistici e tecnici non cambiano, o non cambiano significativamente tra appelli, mentre quelli funzionali che descrivono cosa fa l'applicazione cambiano interamente. Quindi, requisiti logistici. Il progetto deve essere realizzato individualmente, senza eccessiva collaborazione tra studenti. E non è prevista né accettabile una consegna in comune con un altro studente del corso. Non è prevista né accettabile vuol dire che il risultato è 0 o comunque minore di 18 per entrambi, per le persone che hanno consegnato qualcosa in comune. Il progetto deve essere consegnato secondo le tempistiche riportate nell'ultima pagina del documento, che è entro le 23:59 del giorno prima dell'appello. E di nuovo non è prevista né accettabile la consegna in ritardo. In realtà l'anno scorso siamo stati buoni, e per cui se uno consegnava in ritardo, non due giorni dopo perché sennò gli orali sono finiti, ma un po' in ritardo, e andava comunque all'orale eventualmente con una penalità di punteggio, in base a quanto in ritardo e quante erano le modifiche. In base a quanto in ritardo, non quante le modifiche no, perché non possiamo saperlo. In base a quanto in ritardo. E questi sono i requisiti logistici, niente di nuovo particolarmente strano. Requisiti tecnici. L'applicazione deve rispettare i seguenti requisiti. Utilizzo di HTML5 e CSS3. Avvalendosi, se necessario, di framework esterni come Bootstrap, ma personalizzando nello stile tramite regola doc. Quindi un po' di CSS custom ci deve essere. Si può partire da Bootstrap, ma si deve avere comunque qualcosa personalizzato. E utilizzo di Flask e di SQLite come database relazionale per il backend, obbligatoriamente. Utilizzo di Flask Login e Flask Session per la gestione dell'autenticazione delle sessioni, come fatto in aula, e niente JavaScript. Inoltre, l'applicazione web deve avere un target di dispositivi ben preciso a scelta degli studenti, eventualmente supportando la modalità responsive. Cosa vuol dire? Che scegliete voi se l'applicazione web sarà desktop, mobile o responsive. È una vostra scelta. Non viene obbligata dal testo. Eventuali form utilizzati nel progetto devono essere validati sia nel front-end che nel back-end, come abbiamo visto a lezione. Almeno per i dati e le informazioni essenziali. Quindi le informazioni, se dovete aggiungere un post e il post deve avere un titolo e un contenuto e voi non validate che il titolo e il contenuto siano validi o presenti, almeno presenti, ovviamente appena uno non lo mette va tutto in crash e quindi è finita la creazione del post. Quindi va gestite, validato e gestito. Il progetto consegnato deve essere interamente testabile dal docente ed è funzionare sull'ultima versione di Chrome o Firefox, dove Chrome 106 secondo me è una versione già di... Adesso siamo alla 120, quindi 106 probabilmente non era già, diciamo, degli ultimi 3 o 4 anni. Il codice sorgente deve essere ben scritto e corredato di opportuni commenti laddove necessario. Quindi non commentare tutto, ma neanche niente. E tutte le tecnologie elencate in precedenza devono essere integrate in maniera coesa e uniforme all'interno di un'unica applicazione web. Che vuol dire che le parti in codice e visive estetiche deve sembrare una applicazione web, non che
la home page fa una cosa e l'altra pagina ne fa un'altra e la terza pagina ne fa un'altra ancora, in maniera scomposta, esteticamente e funzionalmente. Requisiti stilistici. L'applicazione web deve rispettare i seguenti requisiti stilistici. Utilizzo di tag HTML in maniera semantica. Non è tutto un div. No tag HTML deprecati. Niente JavaScript. Non utilizzare dichiarazioni CSS in linea. Il CSS sta nel file CSS, non sta nella pagina HTML. E basta, perché questo riguarda JavaScript. Inoltre l'applicazione web deve essere usabile, e tra virgolette, nel senso che uno non deve piangere quando l'apre, e rispettare i principi fondamentali del visual design che abbiamo visto e per cui abbiamo dedicato 3 ore a lezione e un laboratorio. Quindi quelle stesse idee più o meno ci devono essere. E questa è la parte che più o meno rimane stabile, largamente stabile per team d'esame, perché è la parte più tecnica, in un certo senso. Ci sono domande o curiosità su questa parte? Possiamo guardare i vostri colleghi che cosa avevano scritto l'anno scorso. Questo non c'entra niente. Questo non c'entra niente. Questo non c'è, è un commento in un post a caso. Ecco, qui c'era un chiarimento sul target dispositivi che diceva: per i target dispositivi ben preciso si intende che bisogna scegliere in maniera restrittiva i dispositivi, per esempio solo PC e tablet oppure solo PC e smartphone, oppure possiamo gestire in maniera più generica adattando il sito in maniera responsive? E la risposta era: è richiesto che funzioni al meglio con un tipo di dispositivo, desktop o mobile o tablet, eccetera. Se anche responsive non è un problema, verrà testato come voi avete dichiarato il dispositivo principale. Quindi se voi dichiarate mobile, uno lo visualizza in una modalità mobile, non lo guarda desktop. Se uno l'ha dichiarato desktop, lo guarda desktop. Ecco, possiamo usare come scheletro, in maniera simile alla domanda sua di prima, non uguale, possiamo usare come scheletro dei template fatti da terzi e modificarli soprattutto per l'HTML e il CSS, e modificarli per il nostro uso. È consigliato fare da zero tutta la parte riguardante lo stile. Potete usare dei template a patto che sappiate rispondere a qualunque domanda vi venga fatta relativamente a cosa è stato fatto in quel template, e devono rispettare i requisiti. Quindi se i template hanno tutti div non va bene, perché deve essere HTML semantico. Se i template hanno tag deprecati non va bene. Se i template hanno CSS in linea non va bene. Però potete ispirarvi o partire da qualcosa già esistente. Questo non c'entra, cioè questo non è sul CSS. Ok, dicevamo, altre domande su questo? Questo, ripeto, rimarrà più o meno costante per tutti i temi d'esame. Se poi dopo ne apriamo un altro, quando dopo ne apriamo un altro, vedremo che la parte iniziale è identica. Quindi al netto delle cose su JavaScript, che sono da togliere, il resto rimarrà più o meno così anche quest'anno. Il dispositivo per cui utilizziamo il sito, diciamo l'orario? Nella consegna, così arriva anche questa domanda, anche questa parte rimane identica. La consegna del progetto deve avvenire tramite la consegna elaborati nella pagina del corso del portale entro, quella era la mezzanotte del giorno prima dell'appello, l'appello era il 23 gennaio. E la consegna dovrà contenere in un unico archivio zip il codice sorgente dell'applicazione web realizzata, incluse eventuali dipendenze in un file come requirements.txt, immagini, audio, qualunque cosa serve, il file SQLite contenente il database, ovviamente, quindi il codice, eventuali dipendenze, scritte in un test, file di testo, e un documento di testo, anche TXT va bene, non serve Word, non serve niente di che, contenente eventuali istruzioni per provare l'applicazione web, incluse le credenziali degli utenti di prova, e incluso anche il tipo di dispositivo su cui l'avete pensato.
e eventuali istruzioni vuol dire eventuali istruzioni diverse da quelle solite. Cioè, lo apro, flask run, quello è ovvio. Se però uno ha usato pill o una qualche libreria particolare per fare qualcosa di specifico, che non è comune, che non è Flask, che non è le cose scritte sopra, che non è Flask, che non è Python, beh, che non è Flask, che non è Flask Login, che non è Flask Session, basta, che non è questo, ho usato qualcosa in più, quello lo dichiara nelle istruzioni, in modo che uno lo installa prima di provarlo, perché sennò lo lanciamo, poi non funziona perché manca la libreria e va installata. Quindi questo documento di testo e eventuali istruzioni, le credenziali degli utenti di prova, perché quello che vi chiediamo c'è scritto nel testo in genere, e creare già qualche utente che ha del contenuto nel sito, in modo che uno può loggarsi come l'utente che ha già 5 post e partire da là per cancellarne uno invece che partire da zero. Quindi questa è la consegna, uno zip con tutto il codice, eventuali dipendenze diverse da Flask Login, eccetera, 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 quelle sono ovvie, e poi il database in un file SQLite. In requirements.txt cosa ci dovrebbe essere? Se usi pillov. Se usi qualche dipendenza che non è quelle tipiche del corso, diciamo, hai installato Flask X per fare qualcosa, Flask X. Quindi è simile al... È simile alle istruzioni, sì. Okay. Però l'istruzione è più, per fare questo devi fare pip install X. Okay. Invece là è, questi sono i requisiti. E per esempio qualcuno dei vostri colleghi l'anno scorso in queste istruzioni diceva: se servono delle immagini di prova o se servono dei file di prova, sono nella cartella X, nome della cartella, e sono immagini totalmente di prova. Ok, andiamo alla parte funzionale, che è quella che poi cambia tutte le volte. Altre domande su questa parte non funzionale invece? No? Quindi, sarà un'applicazione web strutturata in maniera molto simile a quella che avete fatto finora, inclusa l'autenticazione, che abbiamo visto in aula, che avete anche fatto nei laboratori, con qualcosa di diverso, ma non sarà il sito per caricare podcast e non sarà il sito della mensa, sarà qualcosa di diverso, ma le funzionalità saranno più o meno quelle. Cioè, le cose tecniche necessarie saranno quelle. Ok? Questo risponde alla domanda sui criteri... Come si chiama? Lei? Sì. Sì. Ok. E queste sono quelle non funzionali, perché non riguardano le funzionalità specifiche. La parte che dicevo cambia, sì. Sul tuo computer, sì. Io voglio una cartella zip con dentro il progetto. Poi se tu sul tuo PC vuoi installare Docker, liberissimo. Però deve funzionare con Python 3.x, quello che c'è sotto il corso, con Flask 3 e niente Docker. Cioè, tu, ripeto, puoi usare Docker e tutto quello che vuoi per sviluppare. Però io non voglio perdere mezz'ora ogni esame per settare Docker, esatto. Perché sennò ci vuole un'ora a testa, 700 ci vogliono troppe ore. Ok, requisiti funzionali. Quindi voi potete fare tutte le cose complicate che volete a casa vostra. Per la consegna... semplice e bello. E altre domande? Allora, questo era un tema d'esame, il primo appello dell'anno scorso, quindi l'equivalente di quello che
come tempi di quello che avrete voi. Allora, se vuole realizzare un'applicazione web per la gestione di podcast, quindi l'oggetto dell'applicazione web erano i podcast. In particolare l'applicazione web deve supportare due tipi di utenti registrati. Quindi questo tipo di applicazione, non tutte, ma questo tipo di applicazione aveva due utenti che potevano loggarsi con ruoli diversi, i creatori e gli ascoltatori. I creatori di podcast e gli ascoltatori di podcast. E poi il testo descrive che cosa fa il creatore e che cosa può fare l'ascoltatore e che cosa possono fare gli utenti non loggati. Quindi alla fine l'applicazione potrebbe essere usata da tre tipologie di utenti. Quelli non loggati, quelli loggati come ascoltatori e quelli loggati come creatori. I creatori possono creare, modificare o cancellare una serie di podcast, nonché aggiungere, modificare e cancellare i singoli episodi di una loro serie. Quindi io creo la serie di podcast, non lo so, e posso crearla, modificarla e cancellarla. E poi posso aggiungere i singoli episodi del podcast a quella serie, alla mia, non a quella degli altri. Quindi, creazione, modifica, cancellazione di una serie e degli oggetti all'interno della serie. Che cos'è una serie di podcast? Una serie di podcast ha un titolo, una descrizione, una categoria, un'immagine, il nome dell'autore, che è il creatore, e un'eventuale lista degli episodi in essa contenuta ordinata per data. Quindi, quando create un form o visualizzate la pagina, dovete avere uno spazio per visualizzare il titolo, uno per visualizzare la descrizione, uno per la categoria, uno per l'immagine, uno per il creatore e uno per la lista degli episodi, ordinati per data, non per titolo, non per altro. Quindi questo è quello che la pagina deve contenere. Come è la pagina, qual è il layout della pagina, è una scelta vostra. Può essere il titolo, sotto la descrizione, sotto la categoria a fianco, sta a voi. Alla creazione della serie, tutti i campi, eccetto la lista degli episodi, ovviamente, sono obbligatori. Perché se create una serie, non avrete ancora degli episodi da metterci dentro, semplicemente. E quindi nella pagina di creazione di una serie il campo lista episodi può essere omesso, perché non è obbligatorio. E potevate in questo caso, potevano scegliere di non averlo proprio, quindi avere un campo lista episodi vuoto, oppure non avere proprio il campo. Questo è la lista degli episodi. E questi devo poterli creare, modificare e cancellare. La serie. Che cosa c'è nella lista degli episodi? Al netto degli episodi, ovviamente. Quali informazioni ci sono nella lista degli episodi? C'è scritto? No. Quindi cosa potete metterci? Cosa potete metterci, dato che non c'è scritto cosa ci deve essere in questa lista? Ci devono essere gli episodi nella lista, questo... Mi sembra, si chiama lista degli episodi. Ma quali informazioni degli episodi devono comparire? Le scegliamo noi. Le scegliete voi, perché non c'è scritto. No? Quindi, gli episodi hanno delle informazioni, quali scegliete di visualizzare sta a voi. Tutte, un sottoinsieme. Se non c'è scritto, è una scelta vostra. Gli episodi. Gli episodi sono rappresentati da un file audio, da un titolo e da una descrizione testuale e da una data. Quindi in questa lista ci possono essere tutte queste cose o un sottoinsieme di queste cose. Tutti i campi sono obbligatori alla creazione di un episodio. Ovviamente non puoi creare un episodio senza metterci il titolo, la descrizione, la data. E un episodio può appartenere a una sola serie. E solo il creatore della serie può modificarla, per esempio aggiungendo un episodio o cambiando il titolo, eccetera. Quindi io non posso mettere lo stesso episodio in due serie diverse. Prima di poter agire da creatore, un utente del sito deve registrarsi ed eseguire il login, ovviamente. Utilizzando l'applicazione web, e questi sono i creatori,
Poi ci sono gli ascoltatori. Utilizzando l'applicazione web, gli ascoltatori possono ascoltare uno o più episodi e seguire o smettere di seguire una o più serie di podcast. Quindi ascoltatori ascoltano, mi sembra ovvio, e poi salvano nei preferiti, in un certo senso, come seguita, seguo la serie di episodi, la serie del podcast X. E poi, se cambio idea, smetto di seguire la serie del podcast. Inoltre, gli ascoltatori possono lasciare un commento testuale sotto ogni episodio. Quindi, la pagina della serie episodi ha quei campi e la lista degli episodi, poi ci sarà una pagina del singolo episodio, che avrà le informazioni sul singolo episodio e questo campo di commenti. Commento che può essere lasciato dagli ascoltatori, che sarà visibile a tutti, ma modificabile e cancellabile solo dall'ascoltatore che l'ha scritto. Quindi tutti vedono i commenti, io posso cancellare e modificare il mio commento, sempre, tutte le volte che voglio. E quando l'ho cancellato, gli altri non lo vedono più, ovviamente. Prima di poter agire ascoltatore, devo registrarmi e eseguire il login. Il login e la registrazione richiederà un campo univoco che sarà utilizzato per conoscere l'utente nel sito, per esempio la mail. Un creatore e anche un ascoltatore. Quindi tutto questo che abbiamo detto finora, per i creatori e per gli ascoltatori, vale anche per i creatori. Quindi anche i creatori possono ascoltare un episodio di un altro creatore, seguire una serie di un altro creatore, smettere di seguire una serie di un altro creatore, lasciare commenti, cancellare i propri commenti, modificare i propri commenti, eccetera. E non è necessario gestire un eventuale upgrade da ascoltatore a creatore. Quindi uno nasce creatore, nasce ascoltatore e muore così. Non diventerà mai da ascoltatore a creatore in questo sito. Gli utenti registrati, quindi tutti, sia ascoltatori che creatori, avranno una pagina profilo con le informazioni inserite in fase di registrazione. E in quella e in un'altra pagina deve comparire l'elenco delle serie seguite. Tali pagine possono essere pubbliche oppure private per l'utente, quindi a scelta. Un utente non registrato può, al di là di registrarsi, navigare nel sito liberamente e per categoria, perché le serie di podcast avevano una categoria, quindi ci deve essere la possibilità per navigare o liberamente oppure una navigazione per categorie, ma non ascoltare o seguire niente. Quindi vedranno la lista degli episodi, vedranno i podcast, possono entrare nella serie, vedranno la lista degli episodi, potranno andare anche dentro la pagina dell'episodio, leggere i commenti, ma non fare play dell'audio. E non seguire le serie degli episodi. Devono essere ascoltatori per poterlo fare. Ma le cose in rosso sono più importanti? No. Le cose in rosso sono le cose che sono state aggiunte dopo i commenti che sono stati fatti. Sì, in genere lo scriviamo. Le cose in rosso sono le cose che non c'erano nella versione originale. Quindi chiarimenti. In questo caso cosa si intende che tali pagine possono essere pubbliche oppure private per l'utente? Che senso pubblico? Nel senso che tu puoi avere la pagina profilo e questa pagina profilo con queste informazioni è visibile da chiunque, ci arrivi col link o ci scriva la URL, oppure è visibile solo a te, che sei il tuo profilo, la tua pagina profilo visibile solo a te, oppure la pagina profilo sono visibili a tutti gli utenti, in questo senso pubblico o privata. Era una scelta. E poi c'era quello che era in realtà l'unica parte che richiedeva JavaScript, che era all'interno di una serie, quindi che non c'è più, non ci sarà più una cosa così. All'interno della serie si può cercare un episodio con una ricerca testuale nei titoli e nelle descrizioni. Quindi solo all'interno della pagina, usando unicamente JavaScript. E poi alla consegna l'applicazione dovrà contenere almeno un utente creatore e almeno un utente ascoltatore, nonché alcuni 3-4 podcast ad esempio, serie ed episodi. I nomi utenti e le password di tali utenti devono essere forniti al docente. Perché ovviamente questo creatore avrà creato questi podcast e questo ascoltatore magari ne ha seguiti qualcuno. Quindi partiamo da uno stato non vuoto dell'applicazione, ma
da uno stato in cui qualcosa è stato creato, qualcosa è stato seguito, ascoltato, eccetera, c'è qualche commento, c'è già del materiale, non è zero, non è vuoto. E poi qui vedete le cose gialle sono i commenti dei vostri colleghi dell'anno scorso che o sono finiti come modifiche in rosso, oppure sono rimasti come commenti, perché erano solo chiarimenti. Ora, immaginiamo che voi dobbiate fare questo, tema d'esame. Avete domande, prima che leggiamo i commenti degli altri. È tutto chiaro, sapreste cosa fare, da dove partire. Alcune cose vengono fuori mentre sviluppa, alcune cose andrebbero fatte venire fuori mentre si progetta. Così non sono una sorpresa mentre si sviluppa. Poi alcune cose vengono fuori mentre si sviluppa. Alcune cose sì, però altre invece potrebbero venire fuori mentre si progetta. No. In questo, se non c'è scritto, adesso tutto in unica la vedo dura, no? Nel senso che c'è già questa pagina con l'episodio, poi dentro ogni episodio ci vuole la lista, e poi clicco su quello della lista e l'episodio mi compare sotto. No, sarà più pagina un'altra pagina, cioè è più, come dire, più facile un'altra pagina in questo caso specifico. Allora, vediamo. Proviamo a immaginarci questo sito. Allora, vabbè, ci sarà una pagina di login e una pagina di registrazione, questo. Cosa c'è nella home page? Perché ci sarà una home page, no? Cosa c'è nella home page? La navbar. E oltre la navbar? Il footer. E oltre il footer? Un bottone per il login. E oltre quello? Le serie più ascoltate. Oppure? Non sei ancora loggato, quindi. I creator più in voga, a quel punto però se tu scegliessi che nella home ci cioè, sono i creator più in voga, le pagine dei profili dei creator devono essere pubbliche, perché sennò quindi, ogni scelta ti porta a qualche altra scelta. Pensate a cosa c'è scritto. Un utente non registrato può, al di là di registrarsi o fare il login, navigare nell'intero sito liberamente e per categoria. Quindi ci deve essere un modo dalla home page per arrivare a tutte le serie, perché sennò non posso navigare liberamente. Che sia poi ordinate per le più seguite, o che ci sia una sezione dei creator sotto le serie, o che da dentro la pagina del creatore arrivi alle sue serie, quindi comunque navighi liberamente, ci deve essere la possibilità di navigare liberamente e di arrivare a una serie di podcast, vedere la lista, vedere i commenti, vedere tutto. Quelle cose ci devono essere. Per categoria, che è stato l'errore che almeno il 40% di chi ha consegnato questa pella ha fatto. Navigare per categoria, nonostante ci sia un commento qui su questo per categoria. Cosa vuol dire navigare per categoria? Sono divise per categoria come? Le serie sono divise per categoria. Ogni serie ha una categoria. Informatica, fantascienza, natura, arte, musica, eccetera. Ok, questa è la categoria serie. Un menu a tendina, per esempio, con le eventuali categorie. Io seleziono una categoria e vedo solo i podcast di quella categoria. Quello è un modo. Un altro modo? Con diviso in categoria. Però questo non è navigare per categoria, questo va di una pagina poi tutte le categorie, quindi non è proprio navigazione per categoria. Quindi menu tendina va bene, alternativa menu tendina. Barra di ricerca che puoi cercare solo le categorie. Oppure pensate a ce l'avete nel lab, nel lab, cosa avete a fianco?
avete una sidebar con dei filtri, anche quello può essere un filtrare per categoria. Quindi se schiaccio su una categoria vedo, c'è la categoria tutti, c'è la categoria musica e vedo solo i podcast musica, c'è la categoria batte la pesca e, c'è la, e poi torno su tutte e rivedo tutte. No? Quindi navigare liberamente e per categoria. Quindi se vado dentro una categoria devo essere capace anche di tornare a tutti i podcast al di fuori della categoria. Questo è stato almeno il 30-40% dell'errore. Un errore molto molto comune questo è stato. Il fatto di non mettere la navigazione per categoria, sì. O di farla sbagliata. Tipo non così, non con il filtro, non con il menu tendina, non con... Ma per la navigazione per categoria serve JavaScript? No, tu seleziona la categoria e ricarichi la pagina. Un link a una pagina nuova, praticamente. Non necessariamente. Però la search bar, navigazione per categoria. Quindi nella search bar, se tu volessi implementarlo con la search bar, io devo mettere per forza la categoria, non posso scrivere qualcosa. Quindi non sarebbe una vera search bar, sarebbe una via di mezzo tra il menu a tendina e un autocompletamento. E più facile il menu a tendina o la barra dei filtri in questo caso. Poi si può complicare tutto, un po' come con Docker. Però non è necessario. Bellissimo e non complicato non sono necessariamente. Non è tanto complicato. Ok. Altre domande? Quindi qui molto si gioca sulla comprensione del testo, in un certo senso, no? Allora, guardiamo i commenti dei vostri colleghi, così vediamo se... Ecco, qui per esempio uno chiede, dal momento che i due tipi di utenti hanno privilegi diversi, i creatori e gli ascoltatori, mi chiedevo come fare per diversificarli. Ad esempio, per le parti di codice vengono controllate nei file HTML con Is Authenticated o nelle app dove ci sono root che richiedono il login. Come faccio a distinguere che sia un ascoltatore o un creatore? E quindi, se sono creatore posso fare X, se sono ascoltatore posso fare Y. Prima di leggere la risposta. Per esempio, come potreste fare? È un problema per voi questo? No. E quindi la soluzione è? Aggiungere un campo. Un campo dove? O nella tabella. Che tabella? Ad esempio degli utenti. Ok. Si indica se è un creatore. Ok. E poi? Al codice per la pagina, sì. Sì, per esempio io quello che avevo suggerito, per esempio associando a ogni utente un campo type e verificate al bisogno se il type dell'utente loggato ha accesso a alcune parti della pagina o meno. Quindi se utente.type è uguale a creatore, allora renderizza il bottone per creare una nuova serie, altrimenti no, non metterci niente in quel posto. Stessa cosa per l'ascoltatore. Se l'utente è loggato, in realtà, fai fare queste cose. Dato che un creatore non può seguire le proprie serie, quello è un altro controllo, se l'utente è loggato è un creatore e sono io, e il creatore della serie sono anche io, che sono anche l'utente loggato, allora disattiva il bottone. E lì ci sono stati due modi di farlo, chi non l'ha fatto e ha sbagliato, chi l'ha fatto così, disattivando o nascondendo il bottone, chi, ed è stato accettabile, ha deciso che il creatore seguiva tutte le sue serie, di default, che ci sta anche. Non poteva smettere di seguirlo, ovviamente, quindi il problema c'era sullo smettere. Però lui seguiva in automatico tutte le serie e non poteva smettere, quindi comunque lo disabilitava il smetti di seguire. Quindi qui ci sono varie opzioni. Poi vediamo cosa c'ha scritto. Se gli utenti debbano avere un'immagine profilo. La risposta è? Come vi pare. Esatto.
categoria. Ecco, le categorie, questa è una domanda no, non banale e a cui nessuno ha risposto, quindi va bene. Le categorie, perché forse è stata fatta dopo che avevamo chiuso il... Comunque, le categorie dei podcast devono essere scelte dall'utente in maniera arbitraria oppure possono essere predefinite? Cioè, quando io carico un podcast come creatore, mi invento la categoria oppure ho un elenco di categorie esistenti e ne seleziono una? Funzionalmente uguale, basta aggiungere l'altro lato, è meglio la seconda. Perché se no la categoria fantascienza con l'F minuscola, la F maiuscola, o musica o music, musica minuscola, musica maiuscola, tutto musica maiuscola, sono 47 categorie diverse. Quindi rischia poi di essere più le tag che delle categorie, no? Quindi, però questo è a scelta, però deve esserci consistenza e capacità di spiegare i vantaggi e svantaggi della scelta. Ah, vediamo quelle sopra che invece non c'entravano niente con il posto dove state messe. Vabbè, dato che dobbiamo gestire un upgrade, la differenza tra creatore e ascoltatore al momento della registrazione nasce con un flag. Vuoi un profilo da creatore? Sì, no. E la risposta era sì. Infatti, esatto. E l'altra sul 2023? Con lista di episodi si intende una colonna che contiene l'identificativo di tutti gli episodi o basta che gli episodi siano collegati alla serie tramite campo della loro tabella? Se pensiamo alla lista degli episodi che si vede nella pagina della serie, come abbiamo detto prima, un sottoinsieme di due campi. Se in questo caso, come penso vi ho risposto, non so a che punto specifico ti riferisca, perché può essere la lista di episodi nel database anche, allora a quel punto sarà diverso. E questo anche non c'entrava niente. È sbagliato dare al creatore un limite di creazione di episodi, ad esempio creando un form con un input number massimo di 5. Sì, una serie può contenere 0 più episodi. E al momento della creazione possono anche non esserci. Quindi. E questo forse ha generato la domanda, la frase rossa che diceva questo. Nella pagina di creazione di una serie il campo di episodi può essere omesso, giusto per chiarimento. Poi, sì. Ma dato che c'è anche la ricerca per categoria. La navigazione per categoria. La navigazione per categoria. Si può assegnare a uno stesso episodio più categorie? Una serie di podcast è composto da un titolo, una descrizione, una categoria. In genere le categorie sono... In genere le categorie dovrebbero essere univoche e quelle che sono molteplici sono in genere dovrebbero essere i tag, che invece potrebbero essere associati, ma qui non ci sono. Questo l'abbiamo visto. Quindi un creatore può creare diversi podcast, ma un podcast non può essere creato da diversi creatori? Cioè, due creator non possono partecipare come creatore allo stesso podcast? Sì, una serie di podcast e ha un creatore. Non può essere un effort di gruppo. Qui sul il nome dell'autore, la domanda era se al posto del nome dell'utente, dell'autore, che non è una chiave primaria, ci fosse l'ID... E poi da lì mi trovo nome e cognome del creatore, posso farlo? La risposta è l'importante che ci sia mostrato il nome, per come tu ci arrivi a fare questo nome e a scelta. Qui c'era la domanda come prima sui collaboratori, che non è richiesto. Quindi io creo un podcast insieme a lui, siamo due collaboratori sullo stesso podcast, non è richiesto. Quindi di nuovo se lo fai, è una cosa in più. Avere il tempo da dedicarci, buon per te. E non capisco un aspetto riguardando la lista degli episodi che riguarda la gestione della modifica degli episodi stessi. Se aggiungo o modifico un episodio, la lista deve essere aggiornata? La lista degli episodi intesa come elenco visibile agli utenti per scegliere e eseguire un podcast? Sì. Se cancello un podcast, quello nella lista deve sparire dalla lista a un certo punto.
La lista degli episodi deve essere trovata nel database da qualche parte, sì, ovviamente. E in questo volevo usare un trigger al database, come volete, se serve. È possibile tenere come opzionale la data di un episodio invece di rendere obbligatoria? Se tutti i campi sono obbligatori. Ecco, qualcuno aveva... come la gestiamo la data qua? Voi create un episodio. L'episodio deve avere una data. Come la gestiamo la data nel form? Scegliete voi la data e la data di oggi, qual è il default? Default è oggi ma cambiabile. Questo è un modo. Default oggi ma cambiabile fino alla data di creazione della serie, non posso aggiungere un episodio prima che la serie è stata creata. E se aggiungo un episodio nel passato, ovviamente la data di dato che l'elenco degli episodi è in ordine per data, ovviamente deve essere messa nel posto giusto. Posso creare un episodio domani? Non c'è scritto, ma in teoria sarebbe meglio di no. Ma non è richiesto. Quindi vuol dire che noi facciamo l'appello il 9, cosa che, e poi aspettiamo il 10 per vedere se si è caricato. Okay. Quindi. Un'altra cosa che hanno fatto è semplicemente mettere la data di oggi fissa, non potevi cambiarla. Che anche questo è accettabile, perché questo chiede che i cambi siano obbligatori. Ovviamente rendendolo modificabile, ci sono tutti questi problemi da gestire, cioè se io lo creo ieri, ma la serie di podcast l'ho creata oggi, posso farlo? No, devo controllare. Visto che è possibile lasciare un commento sotto ogni episodio, simile in certo senso alla domanda sua di prima, significa che ci sarà una pagina apposta per ogni episodio? La serie di podcast avrà la lista dei titoli degli episodi e le date, e ogni titolo sarà un link che rimanda alla pagina con tutto il resto? È una possibilità, la divisione in pagine è lasciata a voi, l'importante è che ci siano queste cose. Quindi, di nuovo, se c'è la lista, ci clicco, si carica la stessa pagina con il pezzo in più, è un'opzione. Se si carica un'altra pagina, è un'opzione. Tenendo sempre presente le cose di visual design, di usabilità che abbiamo detto prima. Qua c'era la domanda sulla per categoria. Navigare per categorie implica che sia necessario dividere le serie per categorie? Per esempio immaginare di avere una sezione nella navbar chiamate categorie con menu tendina per sceglierne una? In questo caso puoi filtrare, meglio avere una pagina apposita che si apre oppure farlo con JavaScript, e qui c'era il testo. E poi sì, le serie hanno una categoria e quindi possono esplorare per categoria, il come ho detto prima, è lasciato a voi. Menu a tendina, la barra laterale, JavaScript nel loro caso, nel vostro no, eccetera. E penso basta su questo. Giusto? Ah no. E poi domande che noi non rispondiamo, tipo è possibile gestire questi episodi di un podcast come reazione a molti, sfruttando perciò una tabella? Una scelta che ha vantaggi e svantaggi, se lo fate dovete essere in grado di spiegare, di giustificare la vostra scelta, di difenderla, giusto o sbagliata che sia. Ok? Altre domande su questo? Allora, facciamo 10 minuti di pausa e poi al ritorno guardiamo più velocemente un altro paio di temi d'esame e parliamo del eventualmente prossimi passi dopo il corso e poi terminiamo con, per chi vuole, due chiacchiere su JavaScript.